Ansa Voice Magazine. Sarà per il più tempo a casa, sarà per gli orizzonti verdi che ci mancano, non potendo viaggiare, sarà che abbiamo capito che la connessione con la natura ci fa bene, o magari sarà solo una moda. Resta il fatto che in un momento in cui le persone devono trascorrere più tempo a casa e cercano anche un livello più alto di autosufficienza in tutto, c'è una nuova tendenza da tenere d'occhio in ambito lifestyle, il microgiardinaggio, che in particolare piace ai millennial. In un recente sondaggio, il 62% degli intervistati ha ammesso che la vegetazione era vitale per il loro benessere durante l'isolamento. Ne parliamo per l'appuntamento Ansa Voice con la tendenza della settimana. Sono Alessandra Magliaro, curatrice del portale di Ansa Lifestyle. Già prima dell'emergenza sanitaria si era registrata una grande rinascita per il giardinaggio. Ne sono esempi programmi TV a tema verde come lo show inglese The Big Flower Fight, che è una sorta di Masterchef per fioristi. Si può vedere, non so se ancora in questi giorni, comunque si può vedere su Netflix. In Francia le piante d'appartamento stanno avendo un boom, questo specie nelle grandi metropoli, come riflesso di una più generale macro tendenza a favore della biofilia, che è un vero e proprio movimento che punta a riconnettersi con la natura, come testimonia un report di Nelly Rodi dedicato proprio a questo fenomeno. Il giardino interno, che può essere un luogo adibito a verde in casi certamente non comuni, ma anche semplicemente un angolo, oppure può avere le dimensioni piccole da serra, ne esistono veramente di minuscole, oppure può essere un verde generalizzato con piante adatte per ciascuna stanza. In ogni caso, questo green che saremo riusciti a realizzare in interno, prima di tutto sarà un calmante antistress. Le piante d'appartamento ora si ordinano online da DNVB, ossia da Digitally Native Vertical Brands, che è una nuova generazione di startup che ha avuto il coraggio di sfidare segmenti di mercato consolidati relativamente al commercio online, creando nuovi trend e di fatto nuove opportunità per i consumatori rispetto a ciò che propongono i colossi del mercato. Quindi ci sono, dicevo, questi piccoli brand nativi digitali che hanno proprio una tematica fissa. In Italia c'è per esempio Lezio, Flob Flower, o anche internazionale con sede in Italia Baker, e altri nomi europei sono The Seal, Bloomscape, Bergamotte, alcuni dei quali offrono anche abbonamenti di forniture. Poiché le piante d'appartamento sono molto più facili da curare rispetto a un bambino o un animale domestico, i millennial e la generazione Z le acquistano da matti, secondo una serie di sondaggi che ora vi dico. Sono le prime generazioni a posticipare la genitorialità per restare libere e flessibili più a lungo. Negli Stati Uniti, un'indagine nazionale sul giardinaggio ha mostrato che l'80% dei 6 milioni di giardinieri che debuttavano per la prima volta erano di età compresa tra i 18 e i 34 anni. La pandemia del Covid-19 ha semplicemente intensificato questo movimento. In un altro sondaggio fatto da uno dei più grandi retail europei di tecnologia, AO.com, il 62% dei millennial ha ammesso che il proprio spazio verde era vitale per il benessere durante il lockdown e il 48% pensava che fosse proprio la parte migliore di casa, questo spazio verde che si era riusciti a creare. Alcuni di questi giovani dal pollice verde sono anche adepti dell'estetica cottagecore o farmcore o countrycore, sono tutti sinonimi, che romanticizza la vita rurale percependola come una nuova forma di cura di sé e di vita lenta. Si va dalla moda alla cucina, ve ne parlerò quanto prima, ma ci sono anche reali vantaggi. Gli studi hanno dimostrato che le piante possono migliorare la qualità dell'aria interna delle case, aumentare la produttività se siamo a lavoro, smart working o per studio, ridurre lo stress, persino aumentare l'immunità, mentre d'altro canto sappiamo che l'onnipresenza degli schermi tende a dare origini e sensazioni di ansia, quindi compensare farà certamente bene. C'è da dire a proposito di questo fenomeno che per aiutare questi tra virgolette genitori di piante, che sono appunto questi millennial e generazione Z che si prendono cura di piante come fossero bambini o animali domestici,
E stanno emergendo una serie di soluzioni digitali, no? Cioè delle app per smartphone che ti danno una consulenza, un promemoria per l'irrigazione, ti seguono passo passo in tutto quello che bisogna fare per avere cura delle piante in casa. Queste app che io sono andata a vedere, mi sono divertita, si chiamano Planta, Flourish, Gardenia, Vera, ve ne cito alcune, ma ce ne sono veramente tantissime e di nuove continuamente. Le generazioni Y e Z non amano solo le piante d'appartamento, ma anche le verdure commestibili. Su Pinterest le ricerche sul tema della coltivazione di microortaggi indoor hanno registrato un aumento del 223% nel 2020 rispetto all'anno precedente, e sono emerse nuove categorie di alimenti vegetali o ornamentali, cioè fiori ornamentali che sembrano e sono abbastanza buoni da mangiare. Questa generazione di consumatori vegetariani, vegani o anche semplici curiosi si diletta di erbe aromatiche e verdure fresche, e quindi ci sono delle sezioni di edible garden, cioè di piante da mangiare da coltivare in interno, che possono essere micro pomodori, magari per soggetti allergici, camomilla, peperoncino, verdure da insalata, tutto dentro casa. E sempre più abitanti delle città cercano l'autosufficienza. E questo fenomeno ha avuto un impulso enorme durante il lockdown giusto di un anno fa. I consumatori, noi tutti, siamo alla ricerca di mezzi alternativi per avere una maggiore autonomia alimentare e vogliamo allo stesso tempo avere prodotti freschi a portata di mano. Quindi un tempo prerogativa della vita di campagna, le piante verdi stanno ora ravvivando gli spazi interni degli appartamenti di città, che siano piante ornamentali o, come accennavo prima, anche micro ortaggi da mangiare. Già nel 2016 un brand importante a livello di diffusione e popolarità come IKEA aveva pensato alla tematica lanciando kit per il giardinaggio indoor come le serre in miniatura, incoraggiando così le pratiche idroponiche domestiche. Per coltivazione idroponica o idrocultura si intende una tecnica di coltivazione fuori suolo. La terra viene sostituita da un substrato inerte come argilla espansa, fibra di cocco, lana di roccia, ma ci sono anche molti altri materiali. La pianta viene irrigata con una soluzione nutritiva composta di acqua e da composti per lo più inorganici necessari per apportare, diciamo, una nutrizione minerale. Sul mercato, che come dicevo prima non è solo negozio fisico, perché su questi temi l'e-commerce di questi piccoli brand nativi digitali tematici, quindi verticali, è davvero globale, ha visto una proliferazione di soluzioni di giardini idroponici intelligenti e autonomi dal design bellissimo. Sono andata a vedere, sono veramente bellissimi. Cito anche qui dei nomi: Plantario, Pico, Greenox, Miracle Grow. E adatti ai principianti, questi sistemi di giardinaggio domestico consentono a chi abita in città di coltivare piante senza doversi preoccupare dell'illuminazione o dell'irrigazione. Il sistema AeroGarden Bounty può essere controllato vocalmente da Alexa, l'assistente virtuale di Amazon, il che rende l'esperienza della biofilia più divertente e desiderabile, con una gamification che, come sappiamo, è un macro trend che ormai attraversa tutto, persino è arrivato al giardinaggio, con l'interazione appunto con gli assistenti virtuali. Adottando un approccio più sperimentale, c'è una società di architettura, design e ricerca che si chiama Ecologic Studio di Claudia Pasquero e Marco Poletto, con base a Londra, ha sviluppato un kit da giardino di alghe chiamato Biobombola, sviluppato durante il lockdown per fornire una fonte sostenibile di proteine vegetali commestibili, ossia spirulina. Il fotobioreattore assorbe in CO2 l'equivalente di 2 giovani alberi, producendo la stessa quantità di ossigeno di 7 piante da interno, favorendo al contempo una appagante interazione quotidiana con la natura, una vera invenzione geniale. Il micro giardinaggio, come dicevo, ha davvero scatenato i designer. Mi sono incuriosita a vedere soluzioni in rete.
Ne ho vista una, si chiama Terra Planter, che è una fioriera completamente naturale, sembra un vaso al contrario, quindi ha un esterno poroso, si basa su un sistema idroponico, quindi si aggiunge acqua, non richiede terreno per far crescere i semi e diventa invece un meraviglioso albero. E andatela a vedere, Terra Planter. Oppure c'è il Green Glass di Palm Urban, che è un mobile funzionale che praticamente è un tavolino con sotto una fioriera autonoma, anche qui, come dicevo, con tutto un sistema tecnologico. Un'altra cosa molto bella è Plantone, che è un mini giardino interno che, diciamo, risolve anche il problema dello stress di mantenere la vegetazione sana in casa, perché è un sistema all in one, si dice, che include irrigazione automatica, illuminazione regolabile, tutte funzioni controllate da un'app per smartphone. Il prodotto può ospitare fino a 5 diverse specie di piante contemporaneamente. Ed è un mini sistema, diciamo, autonomo, con serbatoio d'acqua, fino a un massimo di 60 giorni, quando potremo tornare a viaggiare, a fare vacanze, anche con Plantone siamo a posto a casa. Inoltre, il sistema di illuminazione a LED garantisce anche un'esposizione costante, si accende automaticamente quando non c'è luce naturale. Pensate che si sono inventati. Hexagro, che è una società con base a Milano, propone per sale ben illuminate o balconi coperti poti, che è un vero e proprio orto verticale da 20 o 40 piante, compatto per verdure ed erbe fresche, perfetto per chi teme di non avere il pollice verde, perché anche qui dotato di assistente digitale. E lo stesso marchio ha da interni le Living Farming Tree, che è una bellissima struttura illuminata, veramente un oggetto di design che può ospitare in un modo però mosso, proprio fa arredamento, da 24 a 78 piante di piccoli frutti, fiori edibili, piante aromatiche, erbe medicinali, spezie, verdure a foglia, con una tecnologia aeroponica e luci LED per orticoltura, in più con un software per l'automazione. C'è davvero un mondo in tema di micro giardinaggio da interni, e se proprio non abbiamo coraggio di cominciare, si può partire da piccoli semplici vasi idroponici, bellissimi da vedere e facilissimi da curare.